Si è svolto ad Alessandria il primo seminario formativo organizzato dal Consiglio regionale con l'Ordine dei giornalisti e la Federazione Piccoli Editori Giornali del Piemonte. L'iniziativa, dedicata a carta digitale e territorio, informazione locale e comunicazione pubblica al servizio del cittadino lettore e navigatore, toccherà l'intero territorio piemontese. Prossimi appuntamenti il 16 ottobre a Fossano, il 6 novembre a Vercelli, il 4 dicembre a Biella. Alessandria News è un mezzo nativo digitale e si occupa di informazione locale. Come concilia questo fatto di essere globale e locale? Sì, esattamente, noi siamo nati esclusivamente sul web, per cui abbiamo dovuto imparare a gestire immediatamente tutte le risorse, le fonti, ma anche le difficoltà che il mezzo del web offre, diciamo. In realtà noi, più che gestire il local, diciamo, il globale, il locale, ci concentriamo ad essere un giornale locale a tutto tondo e quindi attingiamo le fonti soprattutto locali che il web mette a disposizione, che sono giorno per giorno sempre di più. L'editoria locale come concilia questa grande trasformazione verso il digitale? Credo che siamo forse quelli nel settore dell'editoria di informazione piazzati meglio, perché la trasformazione, come giustamente hai detto tu Domenico, è una grande opportunità soprattutto per quelli che come noi producono qualcosa di unico. Perché noi produciamo dell'informazione che è unica, un prodotto unico e differenziato, quindi vendibile. Siamo nelle migliori condizioni per affrontare questo momento.